Ragazzi, ed eccoci qua in un nuovo video. Oggi andremo a parlare di una teoria su One Piece. Ultimamente mi era venuto in mente se Nico Robin fosse l'unica, ad oggi, a riuscire a leggere i Wingriff. Ultimamente Oda ci ha fatto capire che comunque non è l'unica, visto che la figlia di Big Mom, Charlotte Pudding, riesce a leggere i Wingriff, grazie al suo terzo occhio, che se è sbloccato un'abilità, la rende capace di leggere i Wingriff. In più non sono solamente loro le persone che riescono a leggere i Wingriff, infatti Oda ci ha fatto sapere che Gold Roger riusciva a leggere e riuscì anche a scrivere un Wingriff, ma non perché conosceva quella lingua, ma perché riusciva a sentire la voce delle cose. E ancora sappiamo anche qual è la famiglia che scrisse e che conosceva la lingua dei Wingriff. Infatti questi sono i Kozuki, di cui l'ultimo esponente è Momosuke, però lui non conosce la lingua perché suo padre è stato ucciso dai pirati di Kaido e quindi non ha potuto imparare questa lingua e quindi non abbiamo più persone che sono in grado di scrivere sui Wingriff, visto che quella dinastia è finita. Ma molto probabilmente ci saranno altre persone che sanno leggere i Wingriff, anche perché saper leggere i Wingriff è una caratteristica importante per poter diventare i re dei pirati. E può essere che solamente Luffy ha questa possibilità, questa abilità, infatti ha Nico Robin nella sua ciurma, ma secondo me no. E vi dirò oggi qualche nome di persone che potrebbero conoscere questa antica lingua. Uno di questi potrebbe essere Marshall D.T., cioè conosciuto come Barbanera. Ora, come può lui imparare questa antica lingua? Come confermato da un SBS, Oda ci dice che Teach a lui piace molto studiare, ma questo cosa può comportare appunto a far imparare a Barbanera l'antica lingua? Ora, gli abitanti di Oara erano degli studiosi che riuscirono a scoprire che cosa accadde nei 100 anni del Grande Vuoto, quindi a scoprire cosa successe molti anni prima della storia attuale. Ma loro erano persone normali, non avevano poteri, loro solamente studiando iniziarono a capire ciò che stava succedendo. Infatti, grazie ai loro studi, impararono sia la lingua dei Wingriff e sia la storia del mondo di One Piece. Quindi se una persona riesce a studiare e oltre a leggere Wingriff inizia a studiare anche la storia antica, molto probabilmente può scoprire qual è questa lingua. E quindi secondo me Teach potrebbe conoscere questa lingua o comunque la sta imparando. Un'altra persona potrebbe essere Dragon o comunque qualcuno della sua ciurma, dei rivoluzionari. Questo perché appunto uno scopo di quello dei rivoluzionari è battere la marina, ma secondo me è anche quello di portare alla luce ciò che è successo, ciò che loro hanno fatto di male. Infatti sappiamo che la marina è nata dopo i 100 anni di grande buio, quindi loro c'entreranno qualcosa e lo scopo dei rivoluzionari sarà secondo me anche quello di portare alla luce ciò che è successo, ma per farlo hanno bisogno di qualcuno che può leggere i Wingriff, e secondo me nei rivoluzionari ci sarà qualcuno che sa questa lingua antica o comunque molto probabilmente la conosce. Secondo me un'altra persona è Ben Beckman. Di lui sappiamo poco e nulla, però Oda ci ha detto che è una delle persone più intelligenti che esistono, quindi anche per lo stesso motivo di Teach potrebbe aver studiato e i fatti antichi e quindi aver scoperto questa nuova lingua. Di lui non si sa praticamente nulla, quindi questo che sto dicendo è una grande bella supposizione, una grande assurdità, però potrebbe sempre essere. In più invece di 5 persone di cui sono sicuro sono i 5 astri di saggezza, perché loro sappiamo che sono vecchissimi, che comunque sanno ciò che è successo, infatti hanno fatto uccidere gli studiosi di Oara, quindi sicuramente sanno ciò che è successo nei 100 anni del Grande Vuoto e anche la lingua dei Wingriff, quindi su di loro ne sono quasi sicuro al 100% che sappiano questa antica lingua. Per questo video è tutto ragazzi, fatemi sapere la vostra idea e chi secondo voi sa anche leggere i Wingriff. Noi ci vediamo nel prossimo video e ciao!